Calcio 5 Live, buonasera e benvenuti al Pala di Fiore. Questa sera c'è il pubblico delle grandi occasioni qui a Ostia per seguire questa attesissima finale. Giovanissimi Elite in campo, come vedete, History Roma 3Z ed SS Lazio. Al prossimo torneo delle regioni, e nel frattempo si comincia con il primo possesso per i biancocelesti. Buono l'anticipo di Ruffini, capisce tutto però il capitano biancocelesti. Allora Natale per Cinti, converge verso il centro, serve ancora Natale che può andare alla conclusione. Sblocca Natale al secondo minuto e 10 secondi, 1-0 per i biancocelesti che si mettono subito davanti in questa finale. Pronto a scaricare il destro Giubilei e lo scarica bene, lo scarica a rete e allora 1-1, si riporta in parità la Roma 3Z grazie alla rete di Capitan Giubilei a 8 minuti e 50 secondi. Per il direttore di gara si comincia con questo secondo tempo. A battere a rete Giubilei, c'è solissima Ruffini dall'altra parte, la serve adesso, arriva il rimorchio di Tata, vantaggio Roma 3Z a 3 minuti esatti del secondo tempo. La firma è di Davide Di Tata. Ancora Della Riccia, conclusione di Della Riccia che batte Prudenti. C'è stata forse una deviazione di un giocatore giallo-blu, fatto sta che la Lazio si riporta in parità 2-2, è il parziale al 13° del secondo tempo. We'll be right back.
supplementari. Si rimane sul 2-2. Capponi prova a dare sfogo alla sua fantasia. Capponi la mantiene ancora. Capponi se ne va in mezzo a tre avversari, la mette in mezzo per Citti. Citti 3-2 Lazio, sorpasso bianco celeste, ma questo gol al 60% è da attribuire a Capponi, che ha fatto una cosa sensazionale, ha fatto fuori tre giocatori gialloblu e poi ha messo in mezzo questa caramella per Cinti, che a quel punto non ha potuto che battere a rete. Partita, Giubilei, conclusione svirgolata, eccolo qui il triplice fischio del direttore di gara che fa partire la festa biancoceleste. E allora la vincitrice del titolo regionale per la categoria giovanissimi elite è la SS Lazio e può esplodere il pubblico biancoceleste. È stata una partita intensissima da vivere, però siete stati bravissimi e l'avete portata a casa. È stata la partita più difficile del campionato, era l'unica squadra che ci poteva mettere in difficoltà, ma noi siamo stati più forti. Sarà sicuramente stato un grande onore per te sollevare la Coppa, insomma, in qualità di capitano. Ovviamente, e adesso punteremo più in alto e non ci fermeremo. A proposito di più in alto, adesso vi aspettano le fasi nazionali della categoria giovanissimi. Siete fiduciosi? Siete speranzosi? Noi puntiamo alla finale e poi lì la vinceremo. Bravo!